Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il video del mio primo round di saldi di quest'inverno. E intanto volevo ringraziarvi tantissimo, non so se avete visto i vlog, se vedete i vlog comunque vi spiego brevemente. Se mi vedete qui in questa stanza è perché io e Cesar siamo tornati a Roma, staremo qui per un mesetto, perché mia nonna stava molto male, quindi praticamente alla fine è successo che si era molto stancata, perché normalmente il 24 sera vengono tutti quanti a cena qui in questa casa, insomma in casa di mia mamma, perché lei è la sorella più grande di tutti quanti i miei zii e quindi abbiamo sempre fatto così. E quindi mia nonna, che è molto molto anziana, quest'anno anche è venuta, si era già stancata molto. Poi normalmente tutti gli anni il 25 a pranzo invece stiamo da mia nonna, però appunto siccome quest'anno lei non ce la faceva a cucinare per tutti, allora mia mamma ha proposto ai suoi fratelli, insomma ai miei zii, di andare a pranzare di nuovo a casa sua. E però aveva detto, insomma aveva proposto, anche se era un po' brutto, di lasciare la nonna a riposarsi in casa sua e di non obbligarla a venire, perché appunto, non so se sapete, ma a casa mia ci sono molte scale, quindi sarebbe stancata molto. Però i miei zii hanno detto che gli dispiaceva lasciarla da sola a casa il giorno di Natale, quindi l'hanno diciamo un po' forzata a venire, e alla fine anche la nonna ha detto di sì, però si è stancata proprio tanto tanto tanto, quindi i giorni successivi a Natale e anche a Capodanno è stata molto male. Adesso sta comunque sempre a letto perché è molto anziana, 94 anni, però diciamo che quindi appunto noi allarmati siamo subito venuti in Italia, però diciamo che non sta proprio meglio meglio, perché comunque appunto è molto molto anziana e si è stancata molto, però è stabile adesso, sta sempre a letto, poi da quando mi ha visto è molto più contenta, quindi sono felice comunque di essere venuta, e quindi in queste settimane passerò un pochino di tempo con lei. Però ovviamente non potevo non approfittare dei saldi, e anche mia mamma voleva andare, quindi ieri, che era venerdì, il secondo giorno, perché qui a Roma sono iniziati giovedì i saldi e oggi quando faccio questo video è sabato, e quindi ho voluto subito approfittare e farvi il video, perché così magari se domani avete la possibilità di andare a vedere un po', potete già insomma adocchiare qualcosa qui nel mio video haul che vi piace, quindi andare a cercarla direttamente. E quindi insomma anche mia mamma voleva andare, abbiamo deciso di andare un paio d'ore ieri al centro commerciale e ho acquistato un bel po' di cosine, e ci sono davvero tanti sconti, quest'anno c'era tanta gente ovviamente, però c'erano davvero tante tante cose, non so se perché non avevo mai girato bene in realtà tra i negozi come gli anni precedenti, prima dei saldi, quindi per me era quasi tutto nuovo, e mi sono piaciute un sacco di cose, insomma ho visto tante cose interessanti. Quindi per adesso ho preso queste cose, poi magari quando ci saranno gli ultimi sconti, non so se farò qualche altro giretto, e magari anche in altri negozi o cose per la casa, cose così, magari pensavo di andare da Ikea anche. E niente, quindi per adesso ho preso queste cose, vi inizio subito a far vedere. Allora, il primo negozio dove sono entrata è ovviamente Accessorize, perché come sapete in Messico Accessorize non c'è, e quindi ho preso alcuni calzini. Per il resto, siccome era ancora tutto quanto al 50%, di bigiotteria e altre cosine non ho preso niente, perché diciamo che non è che mi serve una collanina nuova o altre cose, quindi insomma voglio aspettare che mettano il 70% su tutti i gioiellini e magari i cappellini, i guanti e le altre cose, per poter acquistare qualcosa dopo magari a 2 euro, 3 euro così, perché i gioiellini che mi sono piaciuti erano abbastanza costosi. Adesso con quella linea che hanno fatto di vero argento ci sono delle collane molto molto belle, però saldate erano, cioè il prezzo era tipo 20 euro da 40 euro addirittura, quindi parecchio alto mi è sembrato, e non ho preso niente. E comunque appunto ho preso un po' di calzini che stavano tutti quanti al 50% e li ho pagati dai 3,95€, 2,45€, sì, diciamo solamente uno 3,95€, gli altri tutti quanti 2,45€, da 4,90€, e quell'altri più costosi da 7,90€ addirittura, quindi abbastanza economici. Quelli più costosi sono questi qui, perché sono quelli caldi, morbidosi, e tra l'altro qui a Roma fa un freddo da morire, quindi mi sono anche comprata questo maglione perché
ho poche cose qui, mi sono portata tante cose in Messico e soprattutto le cose più nuove, quindi insomma non ero preparata perché fa veramente tanto tanto freddo, quindi questi qui ho pensato di indossarli la notte e infatti c'è scritto thermal socks, dovrebbero essere più caldi e per la notte appunto, e vabbè, ci sono questi gattini, sono molto carini, e poi di quelli a 2,45 euro ho preso questi tre, questi rosa con le pecorelle sono di una stoffina diversa, cioè hanno tipo un peluscino sopra, sono davvero carinissime. Poi ho preso queste blu con le renne, gli alberelli, queste sono proprio natalizie ma troppo carine. Poi ho preso questi qui con il gufetto, molto carini anche questi, e poi ho preso questi qui grigi con i pinguini, anche questi molto molto carini. Quindi da Accessorize ho preso questo, poi da Pull&Bear ho preso un paio di cose, ho preso questi pantaloni per la palestra, per il Messico ovviamente perché qui non sono iscritta in palestra, però mi sono piaciuti davvero tantissimo, guardate che carini, sono grigi, corti fino a poco sotto al ginocchio e hanno questi dettagli rosa, davvero molto bellini, e dietro hanno anche la taschina, così potete infilare il cellulare, non lo so, e questi erano scontati da 19,99 a 15,99, c'era solo un 20%, però insomma ci possiamo accontentare, mi stanno davvero molto bene, io ho preso la M e niente, se volete per caso acquistarli su internet, insomma una delizia sulle misure. Poi ho preso questa magliettina che non era scontata, però costava solo 13 euro, quindi mi piaceva tanto e l'ho presa lo stesso. Di questo ho preso la M perché la S non c'era, e è bianca così normale con questa decorazione di fiorellini e c'è scritto Go Away è molto carina, un po' crop in realtà, cioè la M mi sta benissimo perché è abbastanza piccolina, quindi io di solito la parte sopra, appunto sapete, porto sempre la S, però insomma quando si tratta di magliettine così crop la M va benissimo. E poi ce l'ho nella busta di Pull&Bear perché anche mia mamma ha preso delle cose da Wish e la busta ce l'ha lei, io ho acquistato solamente questo set di slip che costava 27,99 e invece era scontato a 19,99, c'era il 30% più o meno, e sono 7 slip, e siccome appunto anche qui a Roma avevo lasciato solamente le mutande più vecchie e improponibili, ho dovuto insomma rimediare, ho acquistato delle mutande, comunque sono molto molto morbide perché l'ho aperte e l'ho toccate e sono davvero carine, quindi ve le consiglio, sono queste qui comfort fit dice, e niente, quindi ho preso queste da Oisho. Poi, ultimi due negozi, ho preso un po' di cose da Bershka e un po' di cose da Hollister. Allora, partiamo con Bershka perché ho tre cose addosso adesso. E la prima cosa è questo maglioncino. Questo l'avevo già adocchiato prima di partire per il Messico, quindi quasi 2 mesi fa. E però non l'avevo acquistato, insomma. Ed è questo maglione beige con questi pompon finti attaccati. Veramente molto molto carino. E anche di questo non ho trovato più la S, però ho preso la M e mi sta più che bene perché era un maglioncino abbastanza aderente. Ora forse sarà un po' fuori fuoco, però insomma mi alzo al volo per farvelo vedere, vedete non è molto lungo, è non corto ma insomma abbastanza cortino. Poi un'altra cosa che ho preso sono questi jeans, adesso non so come farveli vedere bene, ok vediamo se è così. Sono questi jeans qui che sono leggermente a vita alta, questi in realtà li avevo già comprati e li ho strausati, quindi li ho ripresi. E poi ho preso anche, faccio vedere tanto siamo tutte donne, ho preso anche questo bralette, tanto non si vede niente, fatto così, molto molto carino. Questi ve li straconsiglio, c'erano di tantissimi altri colori, anche altre forme, e io mi ci trovo davvero molto comoda con i bralette, però non mi ricordo il prezzo, aspettate un secondo, ecco qui, perché siccome ho tolto tutte le etichette, allora questo che c'è scritto 24,99 dovrebbe essere il maglione, però era scontato, mi pare che alla fine l'ho pagato sui 18, qualcosa del genere, ma non c'era scritto il prezzo. Poi questi
Questi dovrebbero essere i pantaloni che da 17,99 costavano 12,99 e questo qui dovrebbe essere il bralette, c'è scritto 9,99 però anche questo era scontato, ma non lo so alla fine quanto me l'hanno fatto pagare, comunque almeno il 20% ci sarà stato. Quindi da adesso ho preso questo e poi ho preso anche altre cose che appunto ancora non ho indossato, quindi vi faccio vedere. Ho preso questi altri jeans fatti così, questi che indosso adesso sono leggermente a vita alta, invece questi sono normali, insomma a vita abbastanza bassina, semplicissimi, senza strappi, senza niente, del classico colore blu, e dietro sono fatti così, abbastanza carini. E questi però non erano scontati, ma comunque costavano 19,99, quindi insomma li ho presi lo stesso perché mi piaceva molto il colore, insomma, e il fatto che sono molto semplici, quindi li ho presi. Poi per finire i pantaloni ho preso questi altri pantaloni qui, che sono di un colore molto particolare, non sono, cioè in realtà sono verde militare scuro secondo me, non so se si vedono. E non avevo mai visto nessun pantalone di questo colore, mi sono piaciuti molto perché sono sempre scuri ma un colore un po' particolare. Questi da 19,99 costavano 14,99 e anche questi sono a vita un pochino alta, non tantissimo ma un pochino alta, vedete. E niente, anche questi sono skinny, senza strappi, senza niente, perché comunque in Messico ho parecchi pantaloni con gli strappi. Ho visto un paio di jeans che mi piacevano molto da Stradivarius, però l'ho visti all'inizio e ho detto aspettiamo, poi ho preso questi, non l'ho presi più, ma probabilmente li andrò a prendere perché mi piacevano molto, erano un po' chiari con piccoli strappini, la parte carina era sotto perché era tagliata a vivo la parte della caviglia e mi piacevano molto. Quindi se li vedete ve li consiglio perché erano molto carini, mi pare che costassero intorno ai 20 euro, forse scontati già. E poi sempre da Bershka ho preso questi altri pantaloni per la palestra, sono dei leggings normali di questo tessuto un po' tecnico, questi invece sono lunghi e la cosa carina è che qui hanno questo dettaglio un po' di finta pelle, tipo di un altro materiale, molto carini, e dietro hanno anche questi la taschina per poter mettere il telefono, le chiavi, insomma qualche altra cosina. E niente, aspettate, vi devo dire il prezzo mi sto dimenticando. Allora, questi qui erano scontati da 19,99 a 14,99, come tutto ho pagato quasi tutto 15 euro. Poi, ultime due cosine di Bershka, ho preso questa camicetta che non era scontata, però costava 14,99, quindi l'ho presa lo stesso. E è molto simile a quella gialla con i fiorellini che avevo già fatto vedere sempre di Bershka in un recente video, uno degli ultimi. E niente, fatta così, ha il collettino poco alto, maniche lunghe con bottoncini, solo che questa appunto è nera con i fiorellini, quella gialla non l'ho vista più. Molto bellina, mi è piaciuta tanto. E poi è un pochino crop, siccome indosso molto spesso questi pantaloni un pochino alti, e mi piacciono le camicette che siano un pochino crop. E poi ultima cosa di Bershka, ho preso questa camicetta, anche questa mi sa che non era scontata, infatti, però costava 12,99, però strano perché questa mi sembrava di averla già vista parecchi mesi fa e non è andata in sconto, non lo so perché, comunque costava poco, quindi l'ho presa lo stesso. E è fatta così, bianca con tutti i cactus, è troppo carina. La cosa carina è che ci sono anche dietro i bottoncini, guardate, davvero molto molto carina questa. Poi appunto per quello che cosa, c'erano anche tantissimi altri disegni e tantissime altre fantasie, c'era con i panda e con del cibo disegnato sopra, non mi ricordo esattamente, comunque molto molto carine. E poi ultimo negozio, passiamo a Hollister. Da Hollister ci sono rimasta perché sì, le cose costano parecchio, ma c'erano tantissimi saldi di cose molto molto carine. Allora, ho preso il terzo e ultimo paio di pantaloni da palestra, questi qui grigi, questi sono lunghi e hanno questo dettaglio qui sotto, guardate che carino. E questi non hanno taschine né niente, però mi piacevano molto, questi non erano scontati e l'ho pagati 29 euro, però la qualità si sente davvero molto molto superiore a quelli
di beige che quelli di Pull&Bear. E quindi appunto ho preso un ultimo paio di pantaloni perché in Messico non ne avevo trovati di buoni, insomma, anche se i negozi più o meno sono gli stessi, ma ci sono cose diverse. Secondo me in Messico arrivano più tardi le cose, anche se strano perché ho l'Italia americano, quindi dovrebbero arrivare prima in Messico le cose, dopo in Italia, invece no, non lo so, magari hanno dei contratti commerciali diversi. Poi per soli 11,99€ ho preso questa magliettina da Hollister. Guardate che buffa. Running is great, but have you tried pizza? Cioè significa correre è fantastico, ma avete provato la pizza? È troppo carina, vero? Questa l'ho pensata anche per la palestra, insomma, per tutti i giorni, non lo so. Costava poco, era carina. Poi ho preso questo cardigan verde. Questo mi è piaciuto tantissimo. E questo c'era il 30%, da 50 euro l'ho pagato 34. Questo è fatto così, tutto aperto, qui ha delle belle tascone, maniche lunghe, un cardigan molto, molto baggy, diciamo. Me lo metto al volo così, lo vedete adesso, c'ho il maglione sotto, quindi è strettissimo, però vabbè. Vedete? L'ho pensato anche sopra dei vestitini questo, perché appunto sapete che in Messico fa sempre caldo, però magari la sera o la mattina tira un po' di venticello, quindi anche se è un maglione pesante, il colore ci sta molto bene con alcuni vestiti che ho, e ci sta anche molto bene con due vestiti che ho preso qui da Hollister, che mi pare che uno era scontato e l'altro no, o forse nessuno dei due, però mi sono piaciuti davvero tantissimo. Appunto in Messico le cose arrivano sempre tardi, quindi ho pensato che per quest'estate non sarebbero arrivati e quindi li ho acquistati. Il primo è questo qui ed è carinissimo, si chiude tipo a portafoglio, perché bisogna prima allacciare questa parte qui dentro e poi quest'altra parte sopra, e viene veramente carinissimo, è davvero davvero molto molto carino. Questo ve lo vedrete sicuramente indossato appena torno in Messico, lo metterò, e con questo cardigan sopra ci sta davvero molto molto bene. Quindi ho preso questo, anche se costava mi pare 40 euro, sì, 39 euro, quindi costava parecchio, però è davvero molto 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 carino. E poi ho preso anche questo, mi pare che anche questo costava 40 euro, sì, anche questo, però anche questo è davvero carinissimo, guardate, questo è fatto così e sotto la gonna è un po' larga, quindi mi cade davvero molto molto bene sul corpo. E anche questo con il cardigan verde ci sta davvero molto molto bene, perché comunque anche se è un vestito estivo è un colore scuro, quindi il maglioncino non ci sta per niente male secondo me. E quindi appunto ho preso anche questo vestito. E poi ultimissima cosa, questa invece sì, era scontata, l'ho pagata 19,99, invece costava 35 addirittura, possibile, o 25, non lo so, non vedo perché sta sotto l'etichetta il prezzo vecchio. Comunque ho preso questa magliettina qui che c'era solamente la L, però me la sono provata e insomma non mi sembra molto grande, è un po' comoda, insomma, però niente di che, però è molto molto bella. Intanto è di questa stoffina, che sapete che io non posso resistere a questo materiale così a righine, è davvero morbidissima, la stoffa è veramente bella. E poi sul davanti ha tutto questo merletto, maniche lunghe, e dietro invece è fatta così, ha questo buco e poi questo laccettino sopra, è davvero molto molto carina. E niente, appunto sì, costava un pochino, 20 euro, però per la qualità di Hollister non è così tanto. E quindi basta, queste qui sono tutte quante le cosine che ho preso in questo primo round di saldi. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa avete preso voi, poi fatemi anche sapere che negozi secondo voi hanno fatto dei bei saldi, così mi consigliate un attimo dei negozietti dove andare a fare gli altri round. E aspettate, perché c'è un'altra sorpresina per voi, ma mi sono scordata di prenderla. Allora, vi volevo anche dire che in questo video c'è un piccolo giveaway per voi, visto che siamo arrivati agli 80.000 iscritti. Non pensavo di fare giveaway perché appunto dal Messico mandare i pacchi è abbastanza complicato verso l'Italia, però insomma, visto che inaspettatamente siamo qui, ho deciso di farvi un piccolissimo regalo anche per Natale, visto che non vi avevo regalato niente, e quindi ho deciso di mandarvi una di queste box
che sono le Beautiful Box del forum al femminile, insomma, che da qualche mese hanno iniziato a fare le box mensili. Anzi, vi lascio anche il link nell'info box se volete iscrivervi e ricevere appunto ogni mese una di queste box. Sono davvero 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 carine, ogni mese non vedo l'ora di ricevere la prossima, quindi adesso ho visto già che è uscita quella di gennaio. Questa qui era quella di dicembre, però insomma è intatta per voi e è anche insomma un regalino di Natale, perché c'è il fiocchettino proprio di Natale. La cosa carina è che dietro ci sono sempre questi disegni di gattini che fanno cose, sono veramente carinissime, e vi faccio vedere velocemente all'interno che cosa c'è. È tutta quanta, vedete, intatta. Ci sono sempre dei tatuaggi di questi qua temporanei, e in questa box ci sono questi qui molto carini. Poi c'è uno smalto, ci sono degli struccanti monouso, c'è un mascara della marca Beautiful by al femminile, appunto anche lo smalto è di quella marca. Poi c'è un illuminante di Essence che è veramente stupendo, perché ne ho un'altra e l'ho già utilizzata e mi è piaciuto un sacco, che è questa palettina qui sotto. Poi c'è un braccialetto che è stupendo, veramente bellissimo, con una frase dentro davvero molto carina. E poi c'è un duo di ombretti, sempre della marca Beautiful by al femminile, molto molto bello. Poi c'è il libricino dove vi spiega tutti i prodotti che ci sono, vi dice tutti i prezzi e vi spiega anche come realizzare un make up, insomma un look con le cose che trovate dentro. E quindi niente, questa qui la manderò a una di voi per ringraziarvi appunto di seguirmi sempre per Natale e anche per gli 80.000 iscritti. Quindi grazie mille a tutte quante voi. E niente, vi lascio le due regoline giù nell'info box. Comunque dovete solamente essere iscritti al mio canale e commentare qui sotto. Ditemi che partecipate al giveaway e ditemi, non lo so, qual è stata la cosa più bella che avete fatto nel 2016, qualcosa così. E niente, quindi così partecipate, poi tra quanto vi dico chi ha vinto, facciamo che lo teniamo aperto 2 settimane, così poi dopo ho una settimana di tempo per essere contattata da una di voi, o per contattare una di voi meglio, e per mandarvi il regalino. E niente, quindi comunque ve le lascio meglio scritte giù nell'info box le regole. Niente gemmine, quindi vi mando un bacione gigantesco, grazie mille per seguirmi sempre, grazie mille per aver visto questo video, e basta, ci vediamo al prossimo, ciao, un bacione. Ciao gemmine! Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il video dove vi faccio vedere cosa ho ricevuto per Natale. In realtà quest'anno non volevo fare questo video, cioè ero partita che non l'avrei fatto, perché se avete visto tutti i vlogmas saprete sicuramente che, visto che adesso mi trovo in Messico, qui non si usa fare il regalo a tutti, ma si usa fare il cosiddetto intercambio. Ve l'ho spiegato anche nei vlog, ma se appunto non l'avete visti, vi spiego che cos'è. Praticamente qualche settimana prima di Natale